Abbiamo preparato questa partita importante come tutte e difficile come tutte, nel migliore dei modi. Sappiamo di avere qualche elemento che non farà parte di questa gara, più di qualche elemento che non farà parte di questa gara, però sappiamo che abbiamo le qualità per poterla fare bene con gli interpreti che ci saranno in campo e quelli che subentreranno. Quindi non abbiamo mai cercato degli appigli e mai proveremo a cercarli. Vogliamo essere presenti nella gara, in una gara che si prospetta molto molto difficile, ma che non ci deve far paura, ci deve far avere rispetto degli avversari come sempre, ma non ci deve far aver paura. Ma io nel post gara l'ho detto che ho fatto una cosa che difficilmente faccio nel post gara, cioè parlare con i ragazzi. E mi sembrava il caso di farlo, perché non lo faccio spesso perché a caldo delle volte si possono dire delle cose e poi nell'arco di poco tempo poterne un pizzichino modificare, quindi non è il caso di entrare. E invece a caldo sentivo di voler dire delle cose che per me erano determinanti e su cui credo tantissimo, credevo e crederò sempre. E la cosa che ho voluto dire ai ragazzi è che noi siamo in tanti nuovi, che noi ci stiamo costruendo, che abbiamo avuto le difficoltà e le avremo, che qualche ragazzo non c'è stato e non ci sarà, che abbiamo avuto degli infortuni, tante cose che ci possiamo raccontare. Però la cosa che ho voluto a caldo dire ai ragazzi è che noi non possiamo permetterci di perdere una partita del genere. Non è facile, ma noi potevamo sicuramente determinarla meglio questa partita, noi potevamo sicuramente ottenere un punto che sarebbe stato stretto ma che ci avrebbe fatto comodo, che noi dovevamo fare la partita finale sicuramente in un altro modo. E questo mi sono sentito di dirglielo a caldo, perché questo gliel'ho detto a caldo, gliel'ho ridetto a freddo e gliel'avrei detto comunque, quindi ero certo di quello che gli stavo dicendo e gliel'ho voluto dire ovviamente. Ci sentiamo in debito con la gente, con i nostri tifosi, perché ne troviamo sempre tanti fuori, ne troviamo tanti in casa, sappiamo quanto entusiasmo hanno e sappiamo che aspettative hanno e quindi lo ripeto spesso ai ragazzi che ci sentiamo di dover e di poter fare meglio di come stiamo facendo sotto il punto di vista dei risultati, ma crediamo tanto che questa sia la strada giusta per poter arrivare a costruire le vittorie e non sperare di ottenerle. Quando pensavamo di poter fare una partita diversa, poi siamo inciampati. Sappiamo che affrontiamo una squadra che ha fatto tantissimi gol, sappiamo che affrontiamo una squadra che ha tanto entusiasmo, che ha dei giocatori forti. Sappiamo le insidie della gara, che sono grandi come tutte le gare del campionato di Serie B, però credo che abbiamo voglia di fare la partita nell'arco dei 90 minuti dando tutto quello che abbiamo. E se dovessimo essere in grado di fare così, credo che potremmo riuscire a prendere il risultato, ma sicuramente potremmo mettere un ulteriore mattoncino per quella che è la nostra crescita. Ci teniamo, o meglio, non ci teniamo i giocatori che non abbiamo, anche se avremmo voluto averli, e prendiamo questo fatto delle nazionali come un'opportunità per altri ragazzi che fanno parte del gruppo, che hanno le qualità e che hanno la possibilità di poterle esprimere nella partita difficile di domani. Non siamo stati bravi a trovare continuità, anche se forse, ripeto, avremmo meritato qualcosina in più, ma questo non è come ho detto prima, un rammarico, ma è un rimprovero che faccio a me stesso in primis. Possiamo avere le qualità per fare bene in questo campionato, possiamo avere le qualità per dare continuità ai nostri risultati e a tratti sul campo, credo più di una volta l'abbiamo dimostrato, non siamo stati bravi a raccogliere quello che abbiamo seminato. Ovviamente mi auguro che nel tempo saremo più bravi a fare questo, perché sicuramente è un punto che dobbiamo migliorare. Sono state fatte anche delle scelte da parte mia, ma come vi avevo detto a suo tempo, e quindi è utile anche ritirarlo fuori e farle prima è più difficile commentarle dopo. E quindi le formazioni in questo momento non sono mai state uguali. Mi piacerebbe trovare continuità di risultato, per trovare continuità di risultato dobbiamo essere bravi ad avere continuità di formazioni. Che non significa mettere in campo sempre gli stessi giocatori per me, significa tenere dentro al gruppo tutti i ragazzi vivi, che tutti possono avere la possibilità di essere presentati in una partita e di volta in volta provare a scegliere quelli che possono essere i migliori per la partita che andiamo ad affrontare. Quindi penso che nel tempo ci sono state delle scelte obbligate, ci sono state delle scelte che ho voluto fare e di cui non mi sono pentito. E quindi nel tempo vedremo quante volte l'avremo cambiata o non l'avremo cambiata, ma sicuramente
non guardo la formazione prima per poterla cambiare la settimana dopo e divertirmi a farlo, assolutamente no.